Sì, c'è anche da dire che quest'anno le squadre conoscono forse un po' meglio il nostro gioco, l'abbiamo visto sia nelle partite estive, in Supercoppa e anche oggi. Le squadre cercano di aspettarci forse un po' di più rispetto all'anno scorso, si chiudono, ci sono meno spazi, quindi molte volte non è che il ritmo non è elevato perché la squadra non sta bene, ma anche perché comunque gli spazi sono quelli che sono, quindi bisogna cercare di velocizzare sicuramente di più la manovra per arrivare prima a trovare questi spazi, però quando la squadra accelera sicuramente il nostro gioco fa la differenza per le qualità poi che ci sono in campo. Però c'è stata molta leggerezza e non dobbiamo più ripeterlo sicuramente dalla prossima partita, perché stasera ci è andata bene che il Parma non ne ha approfittato. L'anno scorso partite del genere, quando la squadra non aveva ritmo giusto o non riusciva comunque a imporre il proprio gioco, non le vinceva molte volte, le pareggiavamo. Quindi su questo aspetto qui c'è sicuramente molto più concretezza da parte della squadra, anche nelle poche occasioni nitide che abbiamo avuto siamo riusciti a fare due gol e a non subirne. Però sappiamo che dobbiamo lavorare in questa settimana su cosa non è andato, siamo all'inizio, c'è tanto tempo ancora, tra poco ci sarà anche poi il girone di Champions, vedremo le nostre avversarie, incominceranno partite ogni tre giorni, quindi ora va bene, prendiamo di buoni tre punti.